Nuovo appuntamento con Basketando, siamo allo Sportway a Gravellona Toce che fornisce il materiale della Paffoni, infatti potete vedere anche alle nostre spalle le magliette, i pantaloncini, le tute, insomma un po' di tutto. Ospiti di questa puntata con tanti contributi, Giorgio Sgobba, ciao Giorgio. Ciao a tutti, grazie Daniele per l'invito, grazie. Sei bello carico, eh? Sì. 2021 ha riportato lo Sgobba che conoscevamo. Ancora non del tutto, però sta ritornando, diciamo. Piano piano, col lavoro e con la continuità, spero tanto di regalare ancora gioie a questa squadra il più possibile. Ecco. Anche perché, insomma, solo due gioie ci sono state per adesso, eh? Tre con quella di Alessandro, le gioie che contano devono arrivare più avanti. Insieme a Giorgio debutta e speriamo che lo avremo ospite per parlare di pallacanestro del suo campionato prima o poi, lo zio Massimo Marchi. Ciao zio. Ciao, grazie per l'invito, buongiorno a tutti. Insomma, un po' di rabbia, no? No, rabbia non è forse la parola giusta, un po' di frustrazione. Eh beh, certo, ce n'è tanta, ma da parte di tutti quelli che seguono un po' le minors, che fanno parte del nostro mondo, se ce l'hanno i professionisti, se ce l'ha Omegna che fa la Serie B, figurati gli altri. Io ho sentito il tuo presidente, poi lo chiedo anche a Giorgio che ha tanti amici in C Gold, in C Silver, ho sentito il tuo presidente che ha detto, Gianluca Santopolo, è una cosa difficile da accettare, però probabilmente è la scelta giusta quella di tenere fermi i campionati minori. Cosa ne pensate? Ma credo che sia non ti dico un obbligo, ma quasi, perché le spese comunque di gestione di questa situazione sono alti. Ora non so quanto possa pagare una società ogni settimana per i tamponi rapidi, ma non credo poco comunque, però poi per una società che magari ha una fortuna anche di avere un certo tipo di budget, è un conto. Poi se si inizia a parlare di C-Gold e Silver, allora lì iniziano veramente poi i problemi, che potrebbe cambiare proprio, far la differenza una settimana, un tampone e poi anche fare una trasferta, insomma, iniziano ad essere delle spese abbastanza elevate probabilmente. E non so poi anche, magari la gestione anche proprio del giocatore, magari una società di Serie B o di A2, un giocatore che ha un appartamento, che sta lì, lo fa per lavoro e sta sempre lì, è più facile da gestire di uno magari che deve andare a lavorare o che ha un figlio che va a scuola, ecco, quindi ci sono tanti fattori che possono complicare il rinizio della pallacanestro di C Gold e C Silver e tutti gli altri che sono fermi adesso. Però, come dicevi te, ho tanti amici che sono a casa, che stanno lì sul divano ad aspettare ogni giorno una buona notizia. Giacomo Cardelli, mio caro amico allenatore a Montecatini, che a prima esperienza da allenatore si ritrova già fermo, adesso ha dovuto trovare un lavoro perché altrimenti poi qualcuno veramente non va neanche avanti, cioè alcune delle spese, le case, le famiglie. Poi c'è il problema delle palestre, per esempio parlavamo con Gianluca, anche questo, cioè per esempio a cestistica come fa a fare allenamento nella palestra delle scuole, che sono chiuse le scuole. Sono chiuse, ma poi è una palestra provinciale, oltretutto. Ma poi quello che ha detto Giorgio è stato esaustivo, perfetto, che dire altro, il gioco non ne vale la candela, io credo che devono continuare, giustamente lavorano i professionisti che sono la Serie B, la A2 e la A1, quelli devono andare avanti, gli altri purtroppo bisogna mettersi la mano sul cuore e dire quest'anno è così, non ci sono i presupposti per ripartire in sicurezza, parola classica ma è vero. Io poi credo che tutti i ragazzi e anche i vecchi leoni che poi viaggiano dalla C Gold alla promozione, se anche stanno fermi un anno, si riposano e l'anno prossimo ritorneranno con più entusiasmo, perché chi ha la passione, il fuoco ce l'ha sempre dentro. Altro discorso invece sono le giovanili. Io concentrerei di più l'attenzione su questi ragazzi, perché è già difficile portarli in palestra, perché hanno mille distrazioni. Se poi non riusciamo neanche a rimetterli in palestra, questo diventa un grosso problema. Rischiamo di perdere, quindi io dico non è importante fare un campionato, fare un torneo, è importante riportarlo in palestra, come in sicurezza, come a gruppi di 5 o 6, con il distanziamento, a turnazione, però che rivedono il campo. Magari bravo, magari si fanno quelli che si allenavano un giorno, si allenano su due giorni. È bravissimo, semplicemente così, ma questo che vada dall'eccellenza al regionale, perché voglio dire, devono avere tutte queste pari opportunità, questo è un momento
dove bisogna stare tutti uniti, avere la barra dritta, per cui però i ragazzi sono ragazzi che facciano l'eccellenza o che non la facciano, devono, se si può, l'obiettivo è quello di riportarli in palestra. Poi più avanti, se a marzo le cose andranno un pochino meglio, allora si può rimettere il contatto, allora si può magari provare a organizzare qualche torneo tra aprile e maggio. Magari senza grandi spostamenti. Ma... Bravissimo, in loco, con l'avallo della federazione. Per i ragazzi giovani non sarà certo un problema giocare a giugno, ad esempio, e quindi si può spostare in là tutta la loro attività, ma per i professionisti non si può pensare di andare oltre, perché non ci sono palestre con l'aria condizionata, quindi è impensabile giocare alle 9 di sera a metà giugno in qualsiasi parte d'Italia. Per cui per i giovani sì, è anche un dovere morale, secondo me, e sociale, e dalla C-Gold alla promozione, mettiamoci il cuore in pace. E si riprende a settembre, ripeto, questi vecchi leoni e tutti i ragazzi si riposeranno un anno e l'anno prossimo ritorneranno ancora più con grande entusiasmo. Insomma, messaggio bello da parte dello zio, che è diretto interessato, ma antepone gli interessi. Sì, assolutamente. No, però sai, non succede così, Insomma, io sono così, mi fa piacere se questo viene apprezzato. Sicuramente, noi siamo fermi da ottobre e anche i miei ragazzi dicono: e allora, zio, e allora, coach, e allora cosa facciamo? Fa, ragazzi, non ce n'è. Non Be quiet. Be quiet, please. Non si può. Be quiet. No, se devo pensare di fare il tampone in Serie D 24 ore prima della partita, diventa una gestione veramente complicata. Poi ha chiesto Giorgio quanto costano i tamponi. Se uno non ha un infermiere, un dottore di riferimento amico, ballano 400 carte cioè a giro di tamponi, quindi in un budget di una società di Serie C, Gold, Silver, Serie di promozione, ma ragazzi, ripeto, magari la Gold, insomma, è un discorso economico un pochino diverso sicuramente, ma comunque quando viaggi con 15 persone e 20 devi fare, sì. 20 persone devi fare tutti i tamponi ogni partita, e se trovi uno che poi è positivo, certo. E se ti fermi, quali sono i margini per recuperare? Un infrasettimanale? Ma no, mio Dio, finiamo quanto? A luglio? Ma poi c'è una questione, secondo me, molto importante, ed è il rispetto verso i giocatori. Perché l'anno scorso i giocatori si sono fermati per 6 mesi, poi hanno lavorato 2 mesi, neanche, 1 mese e mezzo. Adesso sono fermi 3-4 mesi. Non è come accendere un interruttore, non è che tu vai in palestra 45 giorni, poi alziamo la palla e facciamo un campionato. No, non funziona così. Non funziona perché... queste persone, questi ragazzi sono a serio rischio di infortunio. Ci vorrebbe almeno 2 mesi con tranquillità per poi riportarli. No, mi sembra che non ci sia il tempo tecnico per fare questo. Allora, parlato di giocatori, Giorgio, cosa ha portato il buon Zugna? No? È cambiata la squadra in questo momento, cioè oggettivo. È vero che è aumentata ed è cambiata anche la qualità degli allenamenti. L'ho detto Andrea Azza, lo dicevi tu prima con lo zio a telecamere spente. Però Cesare è stata veramente una piacevole sorpresa. Assolutamente, è un ragazzo che si stava allenando a Grigento, quindi non aveva ritmo partita, si è ritrovato così dal nulla su un aereo, arrivare a Capodanno a Omegna e ritrovarsi subito a Rimini e poi una trasferta come Cesena, e col suo apporto alla partita io credo che meglio di così non poteva andare. Un ragazzo bravissimo, disponibilissimo, che... era proprio quello che serviva in questo momento, secondo me, un momento magari di confusione nel gioco, nelle situazioni anche più semplici, uno che ti mette magari la palla nel punto giusto, nel momento giusto, ecco, che controllasse anche il ritmo della partita, dà un po' di fiato anche ai nostri esterni che magari non erano pronti a fare dei playmaker. Roca si è fatto male, e abbiamo giocato anche con Prandin da playmaker, che magari non è proprio il suo ruolo, quindi diciamo che è stata proprio una ventata d'aria fresca, ossigeno puro, possiamo dire, purissimo per questo momento difficile, che adesso per fortuna ne siamo usciti e adesso stiamo lavorando bene con continuità. Finalmente un po' di fortuna da tutti i punti di vista, ora non mi tocco in diretta, però sono scaramantico, quindi non dico altro, e speriamo di continuare così, ecco. Allora, in merito alla partita di Cesena, andiamo a vedere le pagelle di Mago Bug. Ovviamente, insomma, si vince, quindi i giudizi sono decisamente positivi. Le pagelle di Mago Bug. Del testa, voto 7. L'eroe dell'Epifania si ripete anche in quel di Cesena.
Partita solida e tripla fondamentale a 4 minuti dalla fine che lancia la fuga della Paffoni. Artioli, voto 7,5. La miglior prestazione in maglia rossoverde. Nel secondo tempo, grazie alla sua intensità su tutto il campo, riesce a girare l'inerzia della partita. Sotto i tabelloni si fa decisamente rispettare. Zugno, voto 7. Da quando è arrivato a Omegna, la Paffoni ha sempre vinto. Sarà un caso? Per noi no. Prandin, voto 7. In avvio segna solo lui. Poi per due quarti non trova il canestro, ma alla fine una sua zampata tiene a distanza Cesena. Sgobba, voto 7. Non gioca tanti minuti, ma quando entra porta il suo contributo. Il suo 2 su 2 liberi a pochi secondi dalla fine certificano il raid rossoverde. Scali, voto 7. La partita della maturità. Non era facile ripetersi dopo la bella prova offerta contro Rimini. Invece, anche a Cesena, Guido conferma la sua crescita e il suo eccellente periodo di forma. Balanzoni, voto 7,5. Inizia male commettendo subito due falli, ma poi, come evidenziano i numeri, domina la partita. 8 rimbalzi, 10 falli subiti, 20 punti e più 30 di valutazione. Playmaker appunto inserito in luogo dell'infortunio corso a Procacci, la possibilità di giocare in transizione per Omegna, ma si chiude bene la difesa di Cesena che chiama un tiro comunque difficile, punta Alessandrini per andare poi a scaricare laterale. Artioli si prende ottimamente difesa con la palla che arriva da Balanzoni, raddoppiato, palla fuori per Scali. Battisti prova a mettersi il manone, ribaltamento di lato e tripla, triplissima di Omegna. Il rimbalzo di Artioli che mette palla nelle mani di Balanzoni che va a schiacciare a due mani e ad urlare. La partita di Cesena, credo che da tutte e due, ha anche dimostrato che forse questa squadra sta crescendo, è cresciuta e sta crescendo in personalità, perché sotto di 15, di 13 al 24esimo ha continuato a giocare con calma, pazienza e in un amen ha rimesso a posto le cose, cioè anche nella personalità, nella sicurezza è cambiato l'umore, è cambiato il vento? Beh, ti dico, posso dire una cosa proprio col cuore in mano, ti dico che se non avessimo vinto con Rimini sotto di 13 non avremmo mai vinto a Cesena. Quindi quella vittoria ci ha dato una consapevolezza incredibile, perché abbiamo vinto contro una grande squadra, una corazzata, e ci siamo ritrovati nel metà partita guardandoci in faccia dicendoci: abbiamo fatto 35 punti in trasferta, un ottimo risultato fare 35 punti in trasferta, alla fine non è che puoi puntare anche a fare 50 punti in trasferta, sennò sarebbe troppo facile, solo che ne abbiamo subiti 46, ecco, 48, 46, non mi ricordo. 46. Quindi abbiamo detto in trasferta le tre cose chiave, come ci ha detto l'allenatore, sono la difesa, segnare tiri liberi e portare a casa canestri semplici. Quindi stavamo facendo bene, abbastanza bene in attacco, abbastanza bene in difesa, però quella è stata sicuramente la chiave che ha svoltato l'ingresso nel terzo quarto con un atteggiamento completamente diverso, una grande rimonta e poi anche alcuni giocatori che sono entrati anche dalla panchina, per esempio Giorgio Artioli, che secondo me ha cambiato la partita, ecco. È stato sicuramente una delle chiavi, Balanzoni che finalmente ha fatto vedere un assaggio di quello che può fare, Del Testa che sta trovando i suoi tiri, sta tirando bene, Prandin che fa il suo, io che faccio il mio, diciamo che ognuno adesso ha un ruolo preciso, forse quello che non avevamo prima, e stiamo mettendo tutti insieme un mattoncino per costruire una grande squadra, ecco. Zio, quanto fa la testa nello sport, nella pallacanestro? Tanto, tanto, tantissimo, non dico quasi tutto perché altrimenti non ci si allenerebbe e si andrebbe con la propria testa, questo è chiaro. Però probabilmente nella testa dei ragazzi è scattato qualcosa, più lucidità, la consapevolezza di potercela fare, e probabilmente se le altre partite sono state perse anche subendo qualche canestro di troppo è perché alla fine sei lucido per 20 minuti e poi alla fine ti manca la forza. Fisicamente non puoi stare in campo. Ho letto, ho visto, ho seguito, e giochi 20 minuti e gli altri 20 minuti lasci andare e poi è evidente che subisci 85-90 punti, poi puoi anche fare canestro perché in una sorta di garbage time tu fai un canestro, io faccio un canestro, bomba, 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 però alla fine 90-80. 90-80 non è esattamente il risultato della squadra, di una squadra del mio amico Marco Andreazzo. Ma per fare tutto questo bisogna avere forza fisica, bisogna stare bene fisicamente, e so benissimo, vi ho visti, li ho seguiti,
La questione del Covid è stata devastante. Mentalmente, per riprendersi ci vuole un sacco di tempo. Non si può fare gli allenamenti in 5 che stanno a casa. Per tutto questo ha fatto sì che si è arrivati un po' corti all'inizio del campionato. Adesso, come ha detto Giorgio, è scattato qualcosa, i nuovi ingressi, la squadra ci crede di più, ma mentalmente lucidi e pronti, e fisicamente dopo le gambe vanno, i ragazzi rispondono, le forze ci sono, se no non vai a vincere la Cesena in quella maniera lì, poco ma sicuro. Parlavi di Scintilla, allora facciamo con il nostro Stefano un remake, riviviamo le azioni, i momenti più salienti della partita che ha svoltato la stagione della Paffoni, no? È stata giocata mercoledì scorso, quindi ci rivediamo, ripeto, in 2 minuti e mezzo, le fasi di questa partita. Signore e signori, la più cordiale buonasera da parte di Daniele Piovera. Può spingere il contropiede adesso la Paffoni. Apertura per Prandin, a chilometri di spazio Prandin dall'arco. Parità a quota 7. Dicevo, cambi adesso per Bernardi, che pesca dalla panchina dei signori giocatori come Nicolas Cro. Igro Broglia, che poi rientra tardivamente. Prandin regala la schiacciata. Terzo quarto, 41 pari. La stoppata di un Oscari, io non so se senta il tripla di Sgobba, a segno Giorgio Sgobba, e altra super difesa della Paffoni. Sgobba può darla prima del testa, arriva adesso la tripla di del testa dallo spiccheraggio Simoncelli, tripla frontale a segno Alex Simoncelli, che deve attaccare, sfruttare il mismatch. Scali, Sgobba, piedi a posto per Sgobba, tripla importante per Scali, tripla dalla Romagna. Qui sbaglia la penetrazione del testa, trova una mezza idea di azionare il turbo dietro il blocco Simoncelli, corto, no, solo rete, piazzato di Simoncelli, moffa dietro il blocco. Ce n'è per tre, ce n'è per tre, super giocata ancora del ragazzino. Simoncelli, triplo importante, magia di Simoncelli. Gli ultimi 20 secondi. Gioco facile, vita facile. Sbaglia il secondo, il rimbalzo di Zugno. Del testa con la tripla, a segno del testa, e vince la Paffoni, e vince 7-2, 7-1, game, set e match. No, ci siamo rivisti le immagini di Rimini, cioè nel terzo quarto hai fatto lo Sgobba che ha fatto innamorare me e tanti tifosi della Paffoni, no? Insomma, 12 punti in 7 minuti. Sicuramente la tripla che ho messo dall'angolo mi ha mentalmente, mi allaccio al discorso del coach, che mentalmente quando fai un canestro poi gli altri ti entrano più facilmente, non so, è una cosa, un grande giocatore dovrebbe far canestro a prescindere, anche se fa un errore poi dopo fa un canestro subito magari. Io per esempio sono, magari è un difetto, potrebbe essere un difetto, sì, sono uno che se fa il primo canestro o ti mette la bomba poi magari ti fa 12 punti in un quarto, ecco, sono un giocatore così, che uno dice bene, male, sono fatto così da sempre, e ti dico che anche la squadra comunque mi ha passato la palla, mi hanno messo in una situazione di poter fare quei 12 punti. Poi niente, quando vinci e giochi bene è tutto più bello, ecco. Sono felicissimo perché aver fatto una bella partita e aver vinto, credo che contro una squadra come il Rimini, ancora lo voglio ribadire, perché sono veramente una grande squadra. Niente, sono veramente contento. Quanto pesava quel pallone che abbiamo lì? Non è quello, è di Cesena, però a Cesena sul più 2 con quei due liberi a 10-12 secondi dalla fine. Dopo 10, praticamente 10 minuti in panchina sono entrato
sono un attimo scrollato i cubetti di ghiaccio che avevo sotto le braccia, però no, dai, ero abbastanza tranquillo. Ero abbastanza tranquillo e avevo voglia di vincere, quindi quei tiri liberi sono anche entrati bene, precisi, puliti. Devo dirti la verità che non me l'aspettavo così, però ora che ho fatto 2 su 2 ti dico che sono molto contento. Tutti erano contenti. Zio, ha elogiato Rimini, tra poco ci vedremo il punto del campionato, un campionato dove c'è forse la sorpresa assoluta, Faenza là davanti, che vince una partita clamorosa, avremo anche gli highlights di questa partita contro Rimini, che ha dilapidato una vittoria scritta con più 16 al 30esimo, più 3 a 10 secondi alla fine, non ha fatto fallo, ha preso la tripla. Però dicevo, è un campionato, questo girone A1, che ha 2 sorprese, che sono soprattutto Faenza e Oleggio, Imola che ha vinto il rimonta contro Alessandria, e poi c'è questa Paffoni che adesso si è rimessa in carreggiata con queste 2 vittorie. Paffoni in rimonta, Paffoni in fiducia, Paffoni non deve porsi grossi limiti. Perché? Ti chiedo questo, ti interrompo, perché il fatto di magari aver da 10 anni di fatto la favorita, la favorita, la favorita, la favorita, no? Anche nell'ambiente, in tutti la favorita, il fatto di dire no, noi siamo un'ottima squadra, una grande squadra, però a favore del pronostico, lasciamoli a Rimini, assolutamente, lasciamoli a Fabriano. Assolutamente sì, assolutamente sì. Beh, devo dire che chi viene a Domenia sa benissimo perché viene a Domenia, e sa qual è il suo ruolo e sa qual è il suo compito, che è fare bene. Una società che è quasi sempre arrivata in finale, che ha vinto 3 Coppa Italia, voglio dire. I giocatori sanno, questo non vuol dire che devono vincere tu sempre. Bravo, poi un pochettino magari, ripeto, di pressione può anche essere, non una tattica perché è una stupidata dire una tattica, però darla un po' agli altri non è così male. Io so che a Rimini c'è già grande tensione, c'è già grande tensione. E Rimini, voglio dire, ha un passato incredibile, per cui voglio dire, è normale che chi va a giocare lì e chi allena lì ha una pressione sul collo sempre e comunque. Quest'anno Omegna è partita in sordina, è partita così perché, ripeto, è stata massacrata dal Covid, ce n'erano 8 persone col Covid, mi sembra. Ritengo che in questo momento meglio di così non potesse fare. Certo che poi bisogna incominciare a camminare, a correre un pochino. Questo si è poteva verificarsi fra un po' di tempo, si è verificato fortunatamente e con grande merito subito, perché vincere con Rimini, vincere a Cesena sono 2 vittorie fantastiche, però adesso si è in carreggiata, si è a metà classifica, come si suol dire, a 6 punti, quindi basta stare tranquilli, secondo me non porsi limiti, avere, come diceva Giorgio, basta questa sfiga, perché voglio dire, Procacci si fa male, sta fuori 1 mese e mezzo, cioè, è tanta roba, no? E quindi col rientro di Proca, e secondo me le cose possono migliorare. Giorgio, ed effettivamente quello che diceva lo zio, no? Cioè il fatto di avere meno pressione paradossalmente adesso può essere un grande vantaggio. Cioè vi siete liberati di testa? Sì, sì, ti dico che c'è stata una riunione con la squadra dove abbiamo visto un video dove il nostro allenatore, anzi l'assistente allenatore Rabbolini ci ha raggruppato un tot di azioni dove abbiamo visto le nostre cose positive, dove anche abbiamo sottolineato le nostre cose negative fino a quel momento, e ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti perché dobbiamo giocare e andare in campo o anche durante la settimana pensare a vincere Omegna campionato A2, queste cose qui, quando alla fine conta il lavoro settimana per settimana, con una squadra completamente nuova, una società che sta facendo uno sforzo incredibile a causa di questa pandemia, il virus che ci ha colpiti, e avevamo i nostri problemi con i fattori esterni, in più ci mettiamo anche la pressione di dover vincere per forza, e o sei un robot che accende e spegne l'interruttore e dice entro in campo, vinco, perdo, vinco sempre, oppure sono cose che pesano, sono cose che pesano, anche perché fondamentalmente nella nostra squadra abbiamo Del Testa che ha vinto un campionato, Prandina ha vinto 2 o 3, gli altri non è che sono giocatori, non ci abbiamo Carrizo, Rizzitiello, Cantone, che sono giocatori magari che anche se li fai star fermi 1 mese, poi li metti in campo, accendono l'interruttore e ti vincono anche la partita. Quindi che la pressione a loro magari non gli fa niente, cioè come andare una partita tranquillamente la domenica, per loro
così, ecco, sono giocatori che hanno un altro livello di esperienza, noi non abbiamo quel livello di esperienza, siamo una squadra ben costruita, che ha un ruolo preciso, che bisogna incentrare tutto sulla difesa, che quando abbiamo difeso abbiamo fatto vedere delle grandi cose, e quindi assolutamente noi bisogna andare in campo tranquilli, che abbiamo le potenzialità, abbiamo le persone che fanno canestro, abbiamo le persone che passano la palla, abbiamo tutto quello che ci serve per far bene quest'anno. Bravo Giorgio, il punto sul campionato con risultati e classifica. È la sesta giornata del girone A1 di Serie B, due squadre in vetta alla classifica sono l'Andrea Costa Imola che ha sconfitto da Fortitudo Alessandria 71-61, non inganni però il risultato finale perché al 30° Alessandria era in perfetta parità. Nell'ultimo quarto poi soprattutto le iniziative di Preti e di Toffali hanno fatto la differenza per la vittoria dei padroni di casa Alessandria, che dovrebbe ricorrere al mercato inserendo un giocatore come Galli Po, lasciato libero dalla Serie A2. Per quanto riguarda invece il derby tra Faenza e Rimini, partita incredibile con la vittoria dei padroni di casa all'overtime. Rimini si è letteralmente suicidato avanti di 3-16 secondi dalla fine, non ha fatto fallo supplementare dominato dai neroverdi, davvero la grande sorpresa di questa stagione, primi a quota 10 insieme a Imola, 16 punti di testa, 10 per Ballabio e Anumba, una squadra molto molto lunga quella faentina. Per Rimini non sono bastati i 23 punti di Simoncelli, detto ovviamente della vittoria della Paffoni sul parquet di Cesena, da rimarcare anche il secondo KO stagionale della Mami Oleggio, sempre sotto nel punteggio ad Alba che ha invece trovato il secondo referto rosa in stagione. Per quanto riguarda invece il girone A2 di Serie B, prosegue la stagione negativa di Piombino, una sola vittoria nelle prime sei. I ragazzi di Fabbri sono stati sconfitti nettamente 81-69 da Chiusi. La grande sorpresa di tutta la giornata di Serie B, la clamorosa sconfitta interna di Livorno contro Ozzano, Ozzano alle prese peraltro con il Covid, hanno vinto gli ospiti 74-68, trascinati da Vedin 19 punti, da Mastrangelo e Chiuso autori di 16 punti per Livorno, 25 di Castelli. Per quanto riguarda le altre partite, vittoria di Empoli 82-77 sul parquet di Firenze con un grande Villa, vittoria sofferta di San Miniato 87-83 contro una Mai Doma Cecina, 18 di Carpanzano, 19 di Neri per San Miniato. Abbiamo anche gli highlights, no, relativi a quello che dicevamo nel servizio, cioè la partita forse più incredibile dell'ultima giornata, quella tra Faenza e Rimini. Chiedo a entrambi cosa ha detto fino adesso la stagione in termini di valori assoluti. Mi sembra che anche in altri gironi le grandi favorite qualche passo falso l'abbiano comunque fatto, cioè nel senso che comunque Fabriano una partita l'ha persa, San Vendemiano domenica, che è una delle squadre più forti del girone B, ne ha prese 30 a Senigallia, Pavia ha vinto la prima partita dopo i disastri che aveva fatto nelle prime con il cambio d'allenatore, insomma Covid, mica Covid, incertezza su riprese, cioè i veri valori forse non sono ancora usciti, Giorgio e zio. Campionato strano, campionato anche Bernareggio che ha fatto vedere una Supercoppa, sembravano di un altro pianeta. È bello, scusami, abbiamo visto anche delle immagini mica da ridere sul finale di Crema Bernareggio nel dopo partita, con belle scazzottate. Sì, su quello non mi voglio soffermare troppo perché sono scenate che sinceramente non fanno proprio bene. Se c'è sempre un protagonista, un motivo poi ci sarà, perché se in mezzo a tutte le cose c'è sempre il solito giocatore, forse un esamino di coscienza da parte di quella persona andrebbe fatto, cioè lo dico senza... Poi diciamo che voglio dire soltanto una cosa, che non è stata neanche così intelligente andati allo schiaffetto d'Arrigoni, che io non gli ho tirato lo schiaffetto d'Arrigoni sinceramente. Poi lui mi hanno detto tutti che è un bravissimo ragazzo, ha reagito. Sì, tirare fuori dalle grazie di Dio un giocatore come Marco Arrigoni, che abbiamo conosciuto per la sua tranquillità, per la sua anche gentilezza, per la sua educazione in 3 anni, insomma è difficile tirare fuori dalla grazia di Dio Arrigoni. Non so cosa è successo con la partita, ho visto che ha fatto 6 falli, penso ha preso tecnico in 11 minuti, 12 sì. Minuti, non so cosa è successo in quella partita. Comunque Crema sicuramente grande sorpresa, bella squadra,
allenata da un ottimo allenatore. Poi Faenza 11 giocatori a referto contro Rimini, fisicamente sono, ci danno sempre, sono preparati, ti dico personalmente, da un grande preparatore, una persona seria, una persona che è molto precisa col lavoro, un allenatore che ha la prima esperienza da capo allenatore in Serie B e si ritrova adesso prima insieme a Imola, con un grande gioco e una grande squadra, posso dirlo tranquillamente, probabilmente fisicamente la squadra più forte in forma in questo momento della Serie B. Rieti, squadrone di grandi giocatori, non conosco bene il girone, ma comunque niente da dire. Però ne ha persa una l'ha persa già. Sicuro? Sì, una l'ha persa. Ha perso Rieti? Sì, una la prima giornata o la seconda. Vigevano, un'altra squadra. Sorpresa, grande sorpresa, anche loro colpiti dal Covid, ma rientrati alla grande. Piacenza. Benino. Piacenza abbastanza bene. Fabriano ha perso una partita importante con Roseto, che è uno scontro diretto, quello lì. Comunque Roseto, altra grande squadra. Che però ha perso in casa, qua stava per perdere in casa l'ultimo. Quest'anno, se ti dico la verità, sembra brutto da dire, fatelo esterni ovviamente, genitori, zii, di scommettere, che quest'anno le scommesse ti diverti. Sì che mi diverto, grazie. Ti diverti con le scommesse perché... è difficilissimo, cioè puoi andare anche a beccare un risultato incredibile, una vittoria assurda che magari con un palazzetto pieno non puoi mai prendere. Quindi questa cosa qua è assurda, per farti capire il livello che c'è quest'anno. Zio. Sì. Voglio dire, la situazione pandemica fa sì che i valori fanno un po' fatica a venire fuori, molta fatica. Questo è un momento dove molti si chiedono come, perché, ma come è possibile, quella squadra è avanti, questa squadra è dietro, ma i presupposti sono quelli, questo è un roster, è così. La situazione quest'anno è molto molto particolare, per cui ci vorrà molta pazienza da parte dei giocatori, degli allenatori, dei dirigenti, che se qualcosa non dovesse andare bene subito, non farsi prendere dal panico, perché con un pizzico di fortuna, come diceva Giorgio prima, le cose si possono mettere a posto, per cui gli squadroni ci sono, ci saranno sempre. A fine di questa stagione molto probabilmente chi ha costruito una squadra per fare il salto di categoria magari potrà anche farlo, ma magari no, ci sono tante variabili, certo. Troppe variabili per poter dire ah ma io l'avevo detto, ma insomma io andrei veramente con i piedi di piombo. La continuità sarà l'arma vincente. Sì, e poi dopo andrà a tirare ovviamente Rimini. Rubini fuori per testa, la tripla di testa, che va! Ma ora palla Faenza, Petrucci, Iattoni, prova fuori, testa, ancora la tripla di testa, che va! 6-4, 6-4, testa! Moffa prova ad entrare, stoppa Iattoni, finisce, supplementare Iattoni, Faenza brava a far girare la palla, Rubini fuori per testa, ma il braccio, testa, tripla! 7-6, 7-2, più 4, Iatto mette il primo. Iatto sbaglia il secondo. Finisce qui, Faenza vince un super derby. Ultimo appuntamento, sabato contro Alba che ha battuto Leggio, in 30 secondi che partita sarà, Giorgio poi il coach? Partita tosta perché hanno vinto contro la capolista, loro sicuramente saranno carichi, ci abbiamo già perso in Supercoppa, quindi magari possono pensare anche di venire qua a portare via due punti, noi siamo pronti, questa settimana sarà una settimana bella tosta. E vogliamo continuare su questa striscia e vincere questa partita e presentarci a Imola come una squadra completamente nuova, ecco. Zio? Basterà prendere la partita, non prenderla su sottogamba. Giorgio, come prima, esaustivo. Sono andati in coppa, hanno perso, ci sta, subendo anche 90 e passa punti. Ecco, mi ricordavo questo particolare, quindi la difesa che è il marco di fabbrica di Marco e i suoi ragazzi, e poi andare in fiducia, quello che ho detto prima. L'unica cosa è veramente non prendere sotto gamba, ma questo sono sicuro che non può accadere. Grazie zio. Grazie a voi. Grazie a Giorgio. Grazie Daniele, grazie al Basquettando. Ci vediamo ovviamente martedì prossimo con Basquettando, prima sabato alle 20:30 la diretta della partita Paffoni contro Alba.
Thank you.